Bene, lo smistamento non è cominciato. Fantastico. Non sono un esperto, ma così mi sembra più... vabbè, grazie. Ora devo studiare questo medaglione, ma prima contatterò il ministero. Riferirò di George e avviserò di Ranrock. Per adesso, quello che è successo stasera deve rimanere fra me e te. Sì, signore. Grazie. Pronto per la cerimonia? Minchia! Chi è quel bellissimo uomo? Phineas Nigellus Black. Phineas Nigellus Black! Preparati a è l'ex preside di Hogwarts, ovviamente. Il preside. È bellissimo! Fig, grazie per averci raggiunto. Lo smistamento è finito. Ah, certo. Meno male che non è ancora iniziato. Ho avuto dei problemi? Il fatto è che con ora basta! Coi goblin. E basta con le dicerie. Fig, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. Per cosa? Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Se no, l'anno prossimo? Mi farò vivo. Sì, signore. Ragazzi, un po' di attenzione. Abbiamo un evento speciale. Uno smistamento al quinto anno. Oh, che cosa strana. Questi sono Corvo Nero, Serpe Verde, non ho visto. Ok, i corvi, mi sa. C'è una persona da smistare. Così grande? Benvenuto, sei giusto in tempo. Siediti. Che brutto sto sgabello, mamma mia. In mezzo alla sala. Allora, sicuramente questo è un evento che se non fai la prova prima, ti smista adesso. Ah, coraggio da vendere. Sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Minchia. Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe aspettative, per così dire. Sembra il Boogie Boogie, eh? Non vedo l'ora di iniziare, allora non vedo l'ora di iniziare ad esplorare. Esplorare. Non vedo l'ora di iniziare a esplorare Hogwarts e il mondo intorno al castello. Bene. Molto si può scoprire con uno spirito avventuroso. Ma anche i professori hanno diverse cose da insegnare. E non vedo l'ora di che me le insegnino. Hai un cuore coraggioso. Straordinariamente audace. L'ignoto non ti spaventa, come anche andare avanti da solo, se necessario. Non è una novità. Forse appartieni a Grifondoro. Chi lo sa, dimmelo tu. Accetta la casa o scegliene un'altra. Ah, che figata. Gryffindor, nota per l'audacia, il coraggio e la cavalleria. Io mi manterrei su quella che la Rowling scelse per me ai tempi. Io vorrei rifarlo il quiz. Vorrei vedere se ancora ad oggi sarei degno di essere un Grifondoro o siamo cambiati. Onestamente pensavo che se avessi rifatto il test a questo giro sarei uscito o Corvo Nero o anche Tasso Rosso. Accetterò il mio destino da Grifondoro. Anche perché neanche a dirlo apposta al quinto anno ad Hogwarts si eleggono i prefetti. E sarebbe forse un disonore non mantenere il mio stemma da prefetto Grifondoro. Ufficiale, ovviamente. Volente o nolenti, Grifondoro siamo. Sarà meglio... Grifondoro! Oh, figo! Abbiamo... Ma sono Harry, Ron ed Hermione Freebooter. Tanto di cappello, grazie. Oh, ancora una cosa. Sentiamo. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata... Per cancellata. Giustificare il fatto che il Quidditch non c'è nel gioco. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Certo, come no? Ho detto, avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani! Oh, sì! Ah, ma dai, ma io non mangio! E che cazzo?
che è entrata in scena. È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? La Weasley sicuramente è il Grifondoro anche lei. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Grazie, piacere mio, anche per me. In qualità di vicepreside è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. Certo, vengo con lei, signora. È molto insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una vera avventura. Ma vorrei capire anche il perché abbiamo aspettato così tanto. Era la prima volta nella sala comune di Grifondoro. Era una Grifondoro? Io sono una Grifondoro. Da ragazza non ricordavo mai la parola d'ordine. Che parola? Parola d'ordine? La parola d'ordine è grata domum. Ah, speravo fosse quella del film. Grata domum. Puoi entrare. Speravo fosse quella del film, che non me la ricordo. Ben tra fatto. L'altro. Ora, entra e va a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla prima lezione. Grazie, signora. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro. I Weasley sono sempre molto familiari, sono sempre molto calorosi. Bella Hogwarts. Possiamo cambiare il nostro vestiario? Meglio andare alla sala comune. Ok, calmi un attimo. Esordio Hogwarts, missione iniziata. Sai cosa? Continua a infastidirmi un po' la visuale. Ora, troppo vicina. In che direzione è la sala comune? Ah, non lo so. È di sotto a quanto pare. Questa non è la scalinata dove Ron e Harry si fanno gli auguri di Natale? Salve! Serratura di livello 1. Ah, ci sono anche forzieri da scassinare. Sì, molto. Vorrei capire anche il perché. Sì, sono io, ciao. Che guardi? Come con quel poveretto del ministro. Certo che è strano iniziare una nuova scuola così tardi. Vorrei capirlo anch'io il perché. Ah, si è seduto pure. Oh, molto viva comunque come cosa. Potrebbe arrivare un professore. Ehi, Nelly, che fai? Nelly? Nelly, vedi di non cadere stavolta. Come faccio a interagire con lei? Se ti scoprono, non sarò io a Nelly difenderti. Farebbe di tutto per un po' ah, di ah, aspetta, attenzione. Ok. Perché sono tutti così preoccupati? È del tutto sicuro. immagino. Ehi, ciao. Ciao. Non far caso a me. Mi piace cambiare punto di osservazione di tanto in tanto. Vedere le cose da una prospettiva diversa. Sei un po' tasso rosso, quindi. Torre di Grifondoro, dall'esterno. E senza scopa. Oh cielo. Comunque io sono Nelly. Oh Nelly cielo. Dicevole. Ho sentito parlare di cosa ti è successo sulla strada per Hogwarts. È tutto vero? La storia del drago, intendo. Minchia, la vedi sta cicatrice? Me l'ha fatta il drago che c'ho a casa. È vero, sì. Ma io, noi, ce la siamo cavata egregiamente. Direi proprio di sì. Hai già la reputazione di chi non teme nulla. Siamo Grifondoro. Comunque, mica per niente. Grifondoro, così come Hogwarts, aveva bisogno di un po' di emozioni forti, a mio parere. Beh, sono arrivato. È stato un piacere. Ci vedremo sicuramente in giro. Quella, o quelle carte? Comune, o quando scalerai la tua prossima torre. Chissà. Intanto a presto. Grazie, alla prossima. Ciao, Hermione. Ma non è un cappello magico. Sbaglio. Non è un incantesimo complicato. Dovrei riuscire a lanciarlo senza pronunciare la formula. Perché non funziona? Ma ciao, benvenuto a Grifondoro. Io sono Cressida. Piacere. Ciao, Cressida. Ma che l'armatura? Entrata teatrale ieri sera alla cerimonia di smistamento. Ce l'hai fatta per un pelo, eh? Beh, non è colpa mia. È vero che sei il pupillo del professor Fig? Ma no, niente affatto. No, ho solo studiato un po' con lui prima di arrivare qui. Cavolo, speravo ti avesse dato qualche dritta sugli incantesimi non verbali. Era quello non che sarebbe male di fare poco fa. Ah, sì, ma ho qualche difficoltà. So lanciare l'incantesimo con la formula, ma senza... è un po' più problematico. Beh, non è facile. Devi comunque avere sicuramente in mente tutto quanto il processo. Sono sicuro che ce la farai. Non preoccuparti, alla fine ce la farai. Lo spero proprio. Se ci riuscissi, il professor Ronen rimarrebbe a bocca aperta. Beh, continuerò a provare.
Brava ragazza, ti auguro buona fortuna. Beh, allora buona fortuna. È stato un piacere, Cressida. Anche per me. Buon primo giorno. Carina, mi piace lei, tutta con gli occhiali e le lentiggini. Tu sei per caso Ron di questo gioco? Sì, lo sapevo che eri un Weasley, sei rosso, Dio mio, lo sapevo. Davvero non vuoi provarla? L'ho distillata io. Stai facendo gli scherzetti? Salve, sei il nuovo studente del quinto anno. Lieto di conoscerti, sono Garrett Weasley. Ciao Garrett. Ho saputo di quello che ti è successo mentre venivi qui. Per fortuna tue figlie state bene. È vero. Mi piace che il doppiatore di questo qui abbia dato molto l'intonazione alla Ron. Del professor Fig. Oh, non volevo essere indiscreto. Che bestiaccia i draghi. Mi fa piacere che tu sia qui. Grazie. Uno dei miei parenti in futuro ci lavorerà. Per caso sei parente della professoressa Weasley? Sì, è mia zia. Tutti raccomandati. Beh dai, non è male allora. Deve essere bello avere una zia come professoressa. È quello che pensano tutti. Zia Matilda tende a trattarmi come se fossi ancora una matricola. Mi sta sempre addosso. È un po' soffocante, a essere sinceri. Ma so che lo fa per il mio bene ed è una strega incredibilmente potente. Beh, si vedeva. Per proteggerti. Si vedeva che aveva delle competenze. Vabbè, è stato un piacere, Weasley. È stato un piacere conoscerti, Garrett. E grazie per le informazioni su tua zia. Piacere mio. Buona fortuna per oggi. Ciao Garrett. Nuovo Grifondoro, la professoressa Weasley ti attende davanti alla sala comune. D'accordo. Ma c'è il Demigius sul muro. Un ippogrifo. Wow, quante piccole cose che ci sono. C'è la Fenice ovviamente. Vabbè, io vado. Un po' stretto il passaggio, Un po' fastidioso. Buongiorno. Tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? Boiade. È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici e goditela più che puoi. No, sai che forse quello che sta usando i birilli è Pix, ora visto che lo vedo. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Certo. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Oh, i gufo, sì, Dio mio. Il giudizio unico per fattucchieri, ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo. Ovvero vai in giro e prova le magie. Wow. Ecco qui. Che cos'è? Sti cazzi. No, ti prego. Ho già capito senza che me lo dica. È una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato. Così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Allora, forse sono andato troppo avanti col pensiero. Grazie, professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Allora, vista l'animazione, secondo me i fogli si sono sparpagliati per tutta Hogwarts e ci sono le missioni per trovarli. È questo che vuol dire tenere traccia. Porca miseria, i collezionabili. Da questa parte? Sì, sì, la seguo. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere Eccolo la lì, storia Pix. Del mondo magico. Udite, udite, è arrivato il momento. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Usare la guida ti insegnerà anche a prestare attenzione a ciò che ti circonda. Ovviamente. Cerca di stare al passo. Certo, signora. Ma quello è un toro seduto... Sembra che la guida abbia delle informazioni per te su quel dipinto del povero Baruffio. Ma porca puttana! Lancia Revelio sul quadro e vediamo cosa dice la guida. Revelio! Pagina della guida pratica. Questo quadro rappresenta il mago Baruffio, noto per il suo lisir della mente e usato come monito per ciò che può accadere se un incantesimo non viene pronunciato correttamente. Una volta infatti Baruffio disse S invece di F e si ritrovò steso a terra con un bisonte sopra il petto. Che... non lo so. Che incantesimo hai lanciato per farti sedere da un bufalo? Comunque il libro è sostanzialmente la versione di questo gioco delle carte delle ciocorane del secondo. Vabbè, guarda.
Barufio. Hai sbloccato una sfida nella guida pratica. I tuoi progressi verso il completamento delle sfide appaiono qui. Le sfide della guida pratica sono l'unico modo per ottenere punti esperienza. Ah, questo è il tuo livello di magia. Gli XP ottenuti dalle sfide aumentano il tuo livello di potere. La guida pratica tiene traccia dei tuoi progressi nelle sfide. Seleziona il menu sfide per continuare. Lo sto facendo. Che figata. Raccogliendo la tua prima pagina della guida è sbloccata la nuova categoria sfide. Tutte le sfide che sbloccherai nel corso della tua avventura appariranno qui. Seleziona la pagina della guida. Raccogli due pagine della guida pratica. Ricompensa occhiali dei paramenti di Hogwarts. Ingegnoso, vero? Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa dentro e fuori il castello. Beh, c'è un gatto. Miau. Posso accarezzarlo, ti prego? Ciao, Micio. Non perdiamo tempo. Devi andare a lezione. Stia zitta, c'è un gatto. Io non mi vaffanculo la lezione, va bene? Il Micio è più importante di tutto ciò. Sai che è un gioco di Harry Potter che non ho mai finito il terzo. Ah, tempismo perfetto. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. Ok. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. D'accordo. Hai scoperto il punto di viaggio rapido delle fiamme della metropolvere. Puoi aprire la mappa in qualsiasi momento e viaggiare rapidamente verso le fiamme della metropolvere che hai scoperto. Ok, ottimo. Hogwarts è divisa nelle due aree principali. Il lato sinistro della mappa comprende gli alloggi degli studenti e dei professori, le sale comuni, la casa e la sala grande. In questa visuale puoi vedere le fiamme della metropolvere disponibili. Le fiamme verdi rappresentano quelle che hai scoperto, quelle grigie ovviamente no. Il lato destro della mappa invece comprende i punti di interesse scolastico, tra cui la torre di astronomia e la biblioteca e le serre. La professoressa ha sbloccato la metropolvere della sala centrale, d'accordo, andiamo. Ed eccoci qua, un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. E beh, è un po' diverso, vabbè che in teoria... Da lì è c'è una bella di differenza di tempo tra questo e Harry Potter a livello di anni, no? Qui l'attività ferve sempre. È il cuore dell'alveare. La quello nostra è un licantropo? Stazione di King's Cross. Per oh, aspetta. Dire. Ma si muove la statua. Cioè l'affresco. Allora, questa è una sirena. Per ora è tutto. Oggi il tuo orario prevede due lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure. D'accordo. E vorrei che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Ma come? La ringrazio allora. Grazie, professoressa Weasley. È molto da assimilare il primo giorno e hai tanto da imparare. E quello è vero. Fortunatamente, i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai in men che non si dica. Dicasi missioni secondarie. Io poco fa direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le basi. Quel sì, bravo coglione. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo, in particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. Temo di no, non posso dirle. Mi dispiace, professoressa, ma temo che sia tutto qui. Il professor Fig ha detto più o meno lo stesso. Buongiorno. Del diavolo. Professor Fig, scommetto che le fischiavano le orecchie. Oh, sì? Sì, si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica. Sì, ma non ho capito perché abbiamo iniziato al quinto anno. Beh, sono felice cioè, che qual siete è la nostra backstory? Salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts. E lei invece ha scelto di incrociare un drago. Non direi si sia trattata di una nostra scelta, professoressa. Purtroppo è stato il drago. Perché io sono predestinato a conquistare tutti i draghi. Devo andare in classe anch'io. Professor Fig, posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Dunque, prof. Buona fortuna. Grazie. E ricorda di usare la guida pratica. Il suo aiuto ti sarà prezioso.
E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Arrivi a fine gioco. Non hai fatto un cazzo. Segui le direzioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. E ok, e io voglio capire se c'è il tempo contato in questo gioco. E Hogsmeade mi interesserebbe andarci, quindi... Vediamo un attimo prima di parlare con Fig che cosa abbiamo. Il nostro equipaggiamento. Gli accessori ci danno dei bonus? Secondo me sì, visto che c'è difesa e attacco a questo punto. Ma sul pene? Perché una coppola? Enchia, ha già lanciato un incantesimo oggi. Cosa? Ah, è quello delle arti oscure questo. Allora, io capisco che è molto edgy. Però che cazzo, bello. Va che belli che siamo ora. Prof, salve. Professore, che bello vederla. No, mi urta che si muove durante Speravo il video però. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che ti immergessi completamente negli studi. Stavi sfuggendo magistralmente all'interrogatorio della professoressa Weasley sul tuo arrivo tardivo? Ovviamente, mica sono scemo. Ho fatto del mio meglio, ma quasi sicuramente sospetta che non siamo del tutto sinceri al riguardo. Sì, beh, chissà come mai. La professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora. Grazie. Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Bene. Basterebbe che usassero le Gilliment comunque, se vogliono scoprire che cosa pensano. Hai l'obbligo morale di addestrarti al meglio. Fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Parlando la scuola. Di guide, devo dirti una cosa, onde evitare un altro rimprovero della professoressa Weasley. Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Ovvero? Aprila e dacci uno sguardo. Vediamo. Questo stem rappresenta le missioni principali. Completandole farai progredire la storia, sbloccherai nuove funzioni e riceverai XP. Alcune missioni sono bloccate per requisiti di incantesimi o livello. In questo caso sarà necessario raggiungere il livello necessario per possedere l'incantesimo. Puoi imparare nuovi incantesimi completando gli incarichi, d'accordo? Mentre l'altro è Accio, che mi sembra già un pelo più utile. Tanto li devo imparare tutti e due, quindi a trovare la strada. Mi tornerà molto utile. Grazie mille. Bene, direi che ti aspetta una giornata intensa tra le lezioni e la visita a Hogsmeade per comprare i materiali, inclusa la bacchetta. Lo so. Il signor Ollivander ti piacerà. Ah, Ollivander! Eccezionale, è mio buon amico. Quando avrò scoperto qualcosa sul nostro misterioso medaglione, te lo farò sapere. Grazie. Per adesso concentrati sulle lezioni e fa attenzione in classe. Ciò che impari tra queste mura servirà ben più che superare il gufo. Magari per sconfiggere il goblin cattivo? Esordio Hogwarts, missione completata. Bussola incantata, nuovo oggetto sbloccato. Completa le missioni principali, una su due. Lancia bussola incantata. Ma che figo! Mi spoileri tutti gli incantesimi già così? Scusatemi, è che questi... Io c'ho ancora nella mia testa i primi 4 giochi di Harry Potter in cui diceva esattamente tutti questi incantesimi. Expelliarmus! Bombarda! Incendio! Belle le magie. Peccato che te le spoilera. Però belle. Tu... cosa sei? Che cosa mi sfugge? Ciao, non credo che ci conosciamo. Oh, ciao, sono Lenora. Scusa se in questo momento ti sembro un po' distratta. E non perché sono un tasso rosso. Samantha pensa sia uscita di testa. Ma è questo quadro! Non lo avevo mai notato prima. Se conosco Hogwarts ed è così, una cornice vuota non appare per nulla. C'è qualcosa sotto che va scoperto. Quindi è un mistero. Va bene, ci darò un'occhiata come missione secondaria. Se ho tempo darò un'occhiata. Potrebbe essere interessante. Io mi sono scervellata già abbastanza. Ti auguro di avere decisamente più fortuna di me. Ciao Lenora. Come fa Lene verso la luce? Se per caso ti viene su come risolvere il mistero, corri a dirmelo. Guarda subito. Lumos. Quel punto potrebbe essere un indizio. Devo guardare lì intorno. Esatto. E questo? Ok. C'è tanto da scoprire, tanto da fare, vero? Sono rompicapi numerici, quindi, eh?
Questo sembra il luogo dipinto in quadro. Cosa fa di così speciale? Ah, siamo già arrivati. C'è una farfalla. Questo c'è di speciale. Ribello. Allora, ribello. Intanto prendiamo anche questo. Gregory il Viscido. Allora, sicuramente serve qualcosa quella farfalla, ma non abbiamo ancora la magia adatta.